Risultato davvero notevole quello raggiunto dal club Amici delle Vecchie Ruote, che domenica 20 marzo è riuscito a portare in quel di Salto, frazione di Quarnier, quasi un centinaio di partecipanti al decimo raduno di auto e moto d'epoca. L'iniziativa, che è stata realizzata in piena collaborazione con la città di Quarnier, che ne ha dato il patrocinio, era anche valida quale quarta edizione del memorial dedicato ad Angela Poro Marchetti. Il tantan dei giorni precedenti tra le appassionate delle quattro e delle due ruote ed altri tempi ha così portato in Alto Canavese una bella ventata di allegria in un momento storico davvero molto particolare. Gli iscritti alla manifestazione si sono dati appuntamento nella piazza centrale della piccola ma sempre attiva frazione quarnietese sin dalle 8.30 del mattino. Poi, dopo una gustosa colazione, è stata la volta della partenza per un bel giro lungo le strade del nostro territorio, che ha quindi portato i presenti sino a Chiesa Nuova, dove la giornata si è conclusa con un gustoso momento conviviale. Piena soddisfazione che è stata espressa dagli organizzatori della manifestazione, che hanno visto le adesioni andare ben oltre le attese della vigilia. Anche l'amministrazione comunale, attraverso le parole del sindaco Giovanna Cresto, presente insieme ad altri componenti della maggioranza, ha espresso la propria gioia per un'uscita che è servita dopo due anni complicati per colpa della pandemia ed in questo periodo segnato da venti di guerra che arrivano dall'est a dare un po' di allegria, spensieratezza e portare in piazza tanta gente.